Ciao a tutti, oggi ci troviamo per l'ennesima volta davanti alla discarica Razzaboni, che come sapete è ancora un sito inquinato. Siamo venuti perché siamo stati contattati da dei ragazzi dell'Istituto Archimede qui di San Giovanni che mi hanno chiesto di rilasciare un'intervista proprio sulla situazione di questo sito. Situazione che purtroppo non è invariata rispetto a qualche mese fa, nel senso che si è portata a compimento la bonifica del primo stralcio di intervento, che è l'area dove insisteva un inquinamento diffuso e generalizzato. Parliamo di 32.000 tonnellate di rifiuti, di cui 13.000 tossici. E però purtroppo l'area che vedete alle mie spalle, questo grandissimo telone verde, che è una geomembrana che copre una montagna di rifiuti, presumibilmente fanghi industriali, perché qui sono stati sversati appunto tonnellate di rifiuti provenienti dal centro e nord Italia, e sostanzialmente quell'area non è ancora stata bonificata, è ancora in mano al privato, perché mancano le risorse per intervenire. Noi siamo da inizio mandato che chiediamo alla regione di poter stanziare questi soldi per appunto dare la possibilità al comune di espropriare l'area e finalmente bonificarla in modo definitivo, però purtroppo la regione si è sempre rifiutata, contando sulle risorse del ministero, che sono almeno 2 anni che Galletti o chi per lui promette queste risorse e ancora non sono nelle disponibilità del comune, che in questo momento, se non ha le spalle coperte finanziariamente, non può fare nulla. Ricordo che quel telone verde, che doveva servire a coprire appunto questi rifiuti e a impedire che le piogge andassero in falda, doveva essere un provvedimento temporaneo. Non a caso l'area si chiama Mise, messa in sicurezza di emergenza, e anche ARPA in sede di conferenza di servizi disse che doveva essere appunto un provvedimento temporaneo. Purtroppo dal 2001, da quando sono stati i rifiuti, dal 2007 quando sono stati coperti, praticamente non è più stato fatto nulla, se non cambiare il telone quando era il caso. Quindi siamo ancora nella stessa situazione di qualche mese fa. Nel frattempo la Comunità Europea ha comminato 800.000 euro di sanzione per la mancata bonifica, e noi siamo ancora qui con la Comune, Regione e Ministero che si rimpallano le responsabilità su chi deve pagare questa multa e su chi deve stanziare i soldi per la definitiva bonifica.